Ben ritrovati, oggi questo nostro spazio è dedicato alla medicina, in particolare parleremo di alimentazione, di corretta alimentazione. Lo faremo insieme al nostro ospite che vado subito a salutare e a presentarvi, il dottor Daniele Basta, Buonasera, che buonasera. Ciao Isabella. biologo e È nutrizionista. nutrizionista, sì, prima biologo e anche poi nutrizionista. Dottore Basta ha fatto anche delle ricerche importanti perché è nato come ricercatore, no? Ha Certo. avuto delle collaborazioni anche importanti negli studi nella lotta contro l'AIDS, collabora con il dottor È Gallo Caruso e anche con anche il. Caruso, quindi Sì. diciamo un Sì. bagaglio. Sì, ho lavorato un anno negli Stati Uniti dopo aver preso un dottorato di ricerca in microbiologia a Brescia, lavorando sulla P17, questa proteina di matrice del virus di HIV, che è appunto la base sulla quale è stato fatto, ancora in via di validazione, il vaccino anti-HIV da parte del professore Caruso. È stata un'esperienza abbastanza importante e niente, ma non ha fatto che accrescere il mio bagaglio molecolare sul quale ora baso anche la mia attività nutrizionale, Ecco, ecco. perché oggi parliamo di Di alimentazione, alimentazione, di certo. corretta alimentazione, perché Certo. ormai i dati ce lo dicono, sono il Allarmanti. sovrappeso e l'obesità sono in aumento nelle regioni industrializzate. La Calabria non è Certo. immune da questo fenomeno e anche i bambini purtroppo sono interessati da obesità, sovrappeso e poi patologie correlate proprio all'obesità. Assolutamente, assolutamente i dati sono allarmanti, soprattutto perché si nota dai recenti dati Istat un gap, un vero e proprio gap fra nord e sud, dove l'obesità è presente sì in tutta l'Italia, ma maggiormente nelle regioni meridionali, Calabria, Campania e Puglia su tutte, ma anche la Sicilia. Ecco, quindi bisognerebbe avviare una sorta di educazione alimentare a partire sin dall'infanzia per poi prevenire. Ricordiamo che è una cosa importante prevenire le patologie croniche in futuro, perché le patologie croniche di oggi non sono altro che il risvolto negativo di una cattiva alimentazione, di un cattivo stile di vita, ma anche della sedentarietà, dell'inattività fisica. E Quindi, tra poco affronteremo un po' tutti gli aspetti, eppure è un peccato perché noi abbiamo la dieta mediterranea, che è quella che. certo, il famoso Ansel Keys ci ha insegnato questo e altro. E diciamo che la dieta mediterranea, che era allora una fonte di tanta salute, diciamo, all'epoca, negli anni 50 di Ansel Keys, però diciamo che era fondata su dei principi anche dal punto di vista dell'attività fisica, che erano maggiori rispetto ad oggi. Oggi c'è molta sedentarietà, l'Italia è uno dei paesi più sedentari d'Europa, se non del mondo. E quindi diciamo, l'alto tasso dei carboidrati della dieta mediterranea di una volta, dove c'erano i campi, si andava a lavorare nei campi e dunque era giustificato il tasso dei carboidrati, oggi non è più giustificabile dati i tassi di sedentarietà. Dunque è una dieta mediterranea ridimensionata, quella che oggi l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dà come diciamo, valida. Okay? Non si tratta più di una dieta mediterranea di una volta, ma si tratta di una dieta mediterranea, diciamo, sulla base dell'attività fisica e della sedentarietà, che è sempre più allarmante. Abbiamo anche Ecco. importato, no, dei cattivi modelli di alimentazione. Si va sempre di fretta, si preferisce a volte, no, mangiare dei prodotti non proprio salutari, si saltano i pasti, magari con l'arrivo dell'estate, quando si Certo. ha addosso qualche chilo in più, si pensa di saltare i pasti. Assolutamente non c'è errore, diciamo peggiore, perché purtroppo saltare i pasti significa stressare, mettere sotto stress il nostro organismo, in una modalità che gli americani chiamerebbero starving mode. Quindi in questa modalità il nostro organismo, saltando il pasto, nel pasto successivo tende ad assimilare, a depositare il più possibile. Dunque è vietato, è non consigliabile assolutamente saltare i pasti, bensì mantenere un'alimentazione con dei pasti regolari in modo da nutrire metabolicamente la nostra massa attiva, non la massa grassa che si alimenta saltandoli, ma con la massa attiva noi
mangiando regolarmente riusciamo a nutrirla come si deve. Quindi si può in una dieta bilanciata mangiare tutto, sempre con moderazione? Assolutamente sì, si può mangiare tutto e comunque il mangiare, il cibo è uno dei piaceri della vita, perché privarsene? Bisogna mangiare con consapevolezza e con attenzione. Okay. Bisogna mangiare tutto, non bisogna privarsi di niente, ma sapere ciò che si mangia, ovvero essere consapevoli della propria alimentazione e quindi prestare attenzione anche a patologie, a prevenire le patologie croniche che oggi stanno spopolando in tutto il mondo. A proposito di patologie, poi chiederemo anche qualche altro consiglio, ad esempio parleremo di diete, queste diete, ogni anno ne esce una nuova che promettono, diete che promettono miracoli, ma poi vedremo che danni potrebbero causare all'organismo. Però è importante anche l'alimentazione per prevenire e anche curare alcune patologie. Soprattutto. Iniziamo dalla psoriasi, sembra strano, sì. Una patologia, no? Che riguarda la dermatologia, quindi certo. La pelle, però può essere affrontata anche iniziando da una corretta alimentazione. Certo, diciamo che la psoriasi è una patologia che vede il 3% della popolazione italiana, okay? Colpisce il 3% della popolazione italiana. Però sicuramente ci sono i fattori genetici, però è importante anche sfruttare i fattori ambientali, che sono quelli modificabili e sul quale noi possiamo andare a incidere anche nei riguardi di questa patologia come nei confronti di tutte le patologie. Ecco, la psoriasi ha una base infiammatoria, caratterizzata da una risposta autoimmune da parte di alcune cellule del nostro sistema immunitario, chiamate cellule T-helper, che vanno a creare questo stato di infiammazione, di iperproliferazione nei confronti dei cheratinociti. I cheratinociti sono le cellule della nostra pelle. Noi abbiamo questa iperproliferazione basata sull'infiammazione che con un'alimentazione adeguata noi possiamo non stoppare definitivamente, bensì possiamo diminuirne gli effetti. Okay? Quindi mangiando determinati alimenti, come per esempio ci sono tanti studi validati scientificamente, per esempio sugli omega 3, sull'effetto antinfiammatorio degli omega 3, oppure diciamo sulla vitamina D, è risaputo, diversi studi purtroppo sottolineano come il 65% della popolazione mondiale sia deficitaria della vitamina D, che si sta riscoprendo una vera e propria di importanza incredibile, in quanto correlata anche al sistema immunitario, ma anche a una minore incidenza di cancro al colon. Insomma, la vitamina D che è veramente importante. La psoriasi, nella psoriasi gioca un ruolo fondamentale, e per esempio la vitamina D la ritroviamo nel salmone, nel fegato bovino, nelle uova, nei formaggi. Oppure Pronto. Nei funghi. I funghi sono l'unica fonte vegana o vegetariana di vitamina D. Parleremo ancora più nel dettaglio di psoriasi e alimentazione, certo. Ma intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Buongiorno, sono una nonna. Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Cosenza, vorrei parlare col dottor Basta. Prego, signora. Ho abbassato un po' la televisione. Sì, la ringrazio, gentilissima, abbiamo il solito problema, altrimenti non riusciamo a capire. Ecco, grazie. Grazie a lei. Allora, prego, la domanda per il dottore Basta. Io vorrei chiedere per un ragazzo cresciuto molto ed è magrissimo, cosa deve fare per una dieta per uno che è magro? L'altra faccia della medaglia, c'è chi non riesce a perdere i chili in eccesso e c'è chi invece non riesce a mettere su. Da premettere che c'è carenza anche di vitamina D. Sì, che come ho sottolineato in precedenza, la vitamina D è correlata comunque a diversi deficit immuni del nostro organismo che quindi indebolisce il nostro sistema immunitario. Però a parte questo, come c'è il rischio dell'eccesso di introito calorico, c'è anche il deficit che porta alla malnutrizione. Dunque si può combattere questo tipo di malnutrizione sempre mangiando sano, ma in maniera adeguata, ovvero personalizzata rispetto al proprio background fisiopatologico. Mangiando abbondante. Mangiando in maniera sana,
relativamente al proprio background, sì, mangiando sicuramente porzioni più abbondanti rispetto alla norma. Ecco. Però sempre alimenti sani, perché sempre non significa... alimenti sani e che non si tratti comunque di cibo trash, di cibo spazzatura, che purtroppo è di moda anche che quello. Che purtroppo è di moda e parliamoci chiaro, è quello che costa meno. Sì. La vitamina D, quelle a goccette. Un integratore di vitamina D. Certo, certo, se non è possibile introdurlo attraverso l'alimentazione, è consigliabile, sempre sotto supervisione medica ovviamente, introdurla attraverso integratori di vitamina D, perché no? Suo nipote ha fatto le analisi, chiaramente, signora, certo, ha fatto tutto. Certo, ecco. C'è carenza di vitamina D. Quindi che può provocare anche questa eccessiva magrezza, diciamo? Certo, cioè, ma un deficit di vitamina D ovviamente... A 16 anni. Quanto? A 16 anni. 16 anni, certo, molto sicuramente giovane. Può avere dei risvolti negativi anche sulla crescita dell'organismo e anche sulle funzioni immunitarie, oltre che sul metabolismo osseo e del calcio, perché la vitamina D è fondamentale per l'assorbimento del calcio e il calcio è fondamentale per l'assorbimento di vitamina D. Ecco. Quindi sicuramente dal punto di vista muscolo-scheletrico possono esserci dei deficit che vanno poi a intaccare la crescita. Ecco. Quindi assumere vitamina D e fare anche un programma, no, nutrizionale, perché certo. Un programma nutrizionale abbinato ad un'attività fisica. Sempre. La carne è abbondante, non credo che faccia tanto, un bel arrosto. Diciamo che alla base di l'alimentazione deve essere varia, quindi non solo la carne ma anche il pesce, un'ottima fonte proteica, ma anche i legumi, quindi variare le uova, variare e ruotare gli alimenti proteici, certo, è alla base di una buona alimentazione, di una sana alimentazione. La ringrazio, niente. Grazie a lei, signora, perché questa è anche l'altra, come dicevamo, l'altra faccia della medaglia. Certo. Può sembrare strano, no? Per chi magari non è in sovrappeso, a qualche chilo in più, dice ma non ci vuole niente a mettere poi... Assolutamente, non è affatto non facile. È così. Non è affatto facile e bisogna seguire dei programmi specifici per poter raggiungere un obiettivo salutare, ecco, perché poi l'eccessiva magrezza va a intaccare gli organi interni del corpo, a partire anche da una sintesi deficitaria degli ormoni sessuali, quindi nelle donne viene a mancare il ciclo, per esempio la debolezza, c'è molta debolezza, stanchezza, dunque bisognerebbe andare ad attingere questi nutrienti da un'alimentazione varia in maniera soggettiva e personalizzata. Certo, non eccedere poi con i grassi, con tutte senza quelle eccedere, cose. Perché è facile oggi. È facile, certo, anche... Certo, non ci rendiamo conto a volte di quanti grassi noi troviamo, magari mangiando normalmente, durante la giornata noi ingeriamo grassi in eccessiva quantità, che poi sono grassi buoni o grassi cattivi. Quelli ovviamente cattivi sono i saturi che vanno a incidere su patologie, cardiopatie oppure obesità, diabete e sappiamo sul metabolismo dell'intero organismo. Torniamo sulla psoriasi, avevamo certo. Lasciato a metà questo discorso, stiamo parlando degli alimenti dove certo. Trovare certo. Fonti di vitamina D. Certo, il salmone per esempio è una fonte importantissima, oltre che di vitamina D anche di omega 3. Gli omega 3 sono dei potentissimi antinfiammatori naturali, noi li ritroviamo non solo nella frutta secca o nei semi come di lino, di girasole, però anche nel salmone, nel fegato bovino, e abbiamo gli omega 3 che vanno a incidere sul, diciamo, molecolarmente sul ciclo sulla ciclossigenasi e quindi a ridurre l'infiammazione che è alla base di una patologia dermatologica come quella della psoriasi. Gli sono omega stati 3, fatti chiaramente studi scientifici proprio su questo, cioè assolutamente, ci sono evidenze scientifiche importanti che sottolineo come un'alimentazione ricca di omega 3, anche integrata, diciamo, oltre che all'alimentazione integrata esternamente da omega 3, abbia dei risvolti benefici nei confronti di una patologia come la psoriasi.
Certo che poi chiaramente unita anche agli altri trattamenti dal punto di vista dermatologico, però noi diciamo sempre che Certo. la salute inizia dalla tavola. Lo sappiamo noi, dottore Basta, che è così bene seguire le sane e corrette abitudini alimentari, però a volte ce ne dimentichiamo e quindi dicevamo quando si accumula qualche chilo in più si segue la dieta del momento. Ci sono le diete iperproteiche, la dieta del minestrone, la dieta di soli carboidrati, ce ne sono La dieta dei un'infinità. gruppi sanguigni, la dieta paleo, ci sono varie diete che diciamo, seguono i media, no? E seguono le grandi celebrità. Ora c'è anche quella gluten free, senza Senza glutine, no? glutine? Perché una persona normale che non è celiaca deve mangiare cibo senza glutine? Che a volte il cibo senza glutine, ci tengo a sottolineare che contiene molti più grassi del cibo normale, perché per raggiungere quella consistenza data dal glutine devono aggiungere un qualcosa che ricordi quella consistenza del glutine, quindi e molto spesso si tratta di grassi e dunque molto spesso il cibo senza glutine è un cibo anche arricchito di grassi. Per esempio, questo è un falso mito che si segue oggi con queste diete alle celebrità. Però si tende ad eliminare completamente degli alimenti, ad esempio nella Assolutamente. dieta iperproteica, assolutamente banditi i carboidrati e anche le verdure. Cosa che è assolutamente, diciamo, sbagliata, in quanto non ci sono, ci sono anche se poche evidenze scientifiche, però la maggior parte dicono che un eccesso di proteine può portare a una fase di disidratazione dell'organismo, se non che a lungo andare può appesantire sia fegato che reni. Dunque, a livello del dimagrimento può incidere relativamente, in quanto i carboidrati sono importanti sempre per le funzioni vitali all'organismo, così come le proteine e anche gli stessi grassi, e privarsi di un intero pacchetto di nutrienti vuol dire intaccare il metabolismo e anche l'intero organismo, le funzioni vitali dell'organismo. Quindi si potrebbero avere dei problemi seri a lungo andare, perché Certo, magari all'inizio si perdono quei chili assolutamente. subito in Si eccesso. perdono però successivamente, ovviamente finché si riesce a seguire questa alimentazione si va a perdere del peso e anche abbastanza velocemente, però diciamo, una volta che si riprende anche per mangiare normale si tende ad avere questi disturbi del comportamento alimentare che portano all'overeating, ovvero al mangiare in eccesso, al mangiare in maniera spropositata, quindi insorgono anche dei disturbi del comportamento alimentare che possono comunque poi Ne andare. parleremo tra poco. Intanto Certo. salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove chiama? Benvenuta. Da Cosenza. Grazie. Prego. Allora, la mia domanda era questa. Io sto cercando di fare una dieta, più che altro eliminando alcuni alimenti piuttosto che altri, però non riesco, invece di rimanere in grasso, Allora, che alimenti elimina, sì? posso capire da che cosa può dipendere? Forse ha bisogno di qualche informazione in più il Sì, dottore Basta. sicuramente questi c'è una base fisiologica in relazione a questa eliminazione di questi alimenti. È stata studiata la cosa No, oppure. no, lo sto facendo io di testa mia, che invece di mangiare tipo ad esempio la pasta, magari mangio una fetta di pane, oppure magari la frutta, magari al posto dei dolci, cioè, diciamo che lo sto facendo di testa mia, cioè io più che altro guardo Ecco, le calorie, beh, quindi. diciamo che queste diete fai da te senza, diciamo, ecco perché ci si affida a un professionista, perché poi le diete fai da te, oltre a non avere, diciamo, delle basi fisiopatologiche sulle quali basare l'introito di nutrienti, poi possono portare a dei deficit, ecco, dei deficit nutrizionali come per esempio quelli vitaminici o quelli anche degli stessi grassi che possono portare poi problematiche varie che sono dannose alla nostra salute. Bisogna non prendere queste diete che molto spesso si trovano anche su siti web Sì. a prezzi stracciati veramente, ma bisogna affidarsi a un professionista in modo che ci sia un introito calorico adeguato e relativo al soggetto, okay? Al background fisiopatologico, nel senso che una dieta può andare bene per me,
non chiamiamola dieta, chiamiamola modo di un'alimentazione. Di okay? Un'alimentazione può andare bene per me, ma non può andare bene per un'altra persona. È molto soggettiva la cosa. Quindi non è consigliabile magari eliminare completamente alcuni alimenti, perché io guardo molto le eliminare calorie. Gli alimenti è una cosa deleteria, un intero magari settore di alimenti, per esempio eliminare i carboidrati è una cosa deleteria, perché i carboidrati sono alla base del nostro sistema muscolare, se non delle funzioni vitali dell'organismo. Tutto dipende dai carboidrati, perché sì, il perché glucosio... ho sentito parlare pure di zucchero no, com'era? Zucchero semplice, zucchero complesso, insomma una cosa del genere che sposta. Ecco, quelli da evitare sono gli zuccheri semplici, che sono quelli che creano un rialzo importante dell'insulina, dopo ovvero la glicemia, che possono apportare uno stato infiammatorio all'organismo e possono andare ad alimentare delle patologie come per esempio l'obesità e il diabete, possono dare. Infatti... Ecco, bisognerebbe evitare gli zuccheri semplici e aumentare quelli complessi, quelli integrali, i carboidrati integrali, per esempio la pasta integrale, il pane integrale, il riso integrale, l'orzo, che sono a lento rilascio di glucosio nel sangue, in modo che si evitino quei picchi insulinemici che sono alla base dello stato infiammatorio del diabete, dell'obesità, della sindrome metabolica, della psoriasi, ma anche di qualsiasi altro tipo di patologia. I picchi dell'insulina vanno anche a intaccare il tumore. Creano una crescita tumorale i picchi di insulina. Perché quindi... ogni tanto, mi scusi, io misuro anche il diabete per evitare di comunque indorgere anche a questo, perché comunque non riuscendo a dimagrire le sto trovando tutte. Però il diabete va bene, quello va bene, non riesco a capire come invece di ingrassare. Ma perché appunto deve essere dimagrire ingrasso? Deve essere un qualcosa di personalizzato, per questo ci si affida ai professionisti. Io volevo aggiungere una cosa, quando si va da un nutrizionista, a parte la visita, si fanno anche le analisi. Si portano le analisi almeno degli ultimi 5 mesi. No, io ecco. Non le faccio da parecchio. Questo è importante perché danno un'idea al professionista del background fisiopatologico sul quale basare un eventuale piano alimentare. Senza di questo è un po' blind, è alla cieca. Ok, quindi si va alla cieca e quindi si... Io volevo chiedere alla signora, lei fa praticamente un totale delle calorie, lei si è dato un limite delle calorie? Sì, fino a quando? Su internet, vabbè. Quante calorie assume durante la giornata? Guardi, qua io ho un'applicazione su internet, sul cellulare, che mi consente di in base al mio peso... Non bisogna superare un determinato limite di calorie, per quello che ho letto io è 1800, non posso superare massimo le 2000 calorie, perché sennò poi vado ad ingrassare ancora di più. È un'applicazione che è proprio sugli ultimi. Però non cellulari. Ha dato risultati, insomma, perché probabilmente no. Bisogna cambiare sala, anche perché magari potrebbero esserci anche delle intolleranze alimentari e non lo sappiamo. Questo è anche vero, sicuramente... Comunque farò analisi, farò tutto, speriamo certo, che qualcosa esca fuori, perché sono anni, io prima ero 20 kg in meno, ora sono anche 20 kg in più, non riesco a capire come mai. Poi interviene anche un fattore psicologico, cioè che certo. Se uno non riesce, nonostante i sacrifici, perché poi insomma... Sì, ma eliminare poi degli alimenti non significa dimagrire o perdere peso, significa non alimentare la propria massa metabolicamente attiva, quella magra, e alimentare poi quando si mangia successivamente quella grassa. Per questo in molte diete si ha l'effetto yo-yo. No. Si perdono dei chili, dopodiché si stoppa la dieta e se ne rimettono il doppio. Si perde massa magra e aumenta quella grassa. Questo succede in genere con queste diete fai da te e con queste diete che insomma sono basate su queste applicazioni cellulari che sono state sicuramente una fonte di sensibilizzazione della popolazione, ok? Va bene l'app al cellulare, però bisogna sempre stare attenti perché il nostro organismo non è un giocattolo con cui noi mettiamo delle calorie, ma bisogna comunque studiare, ci sono degli studi scientifici alla base, ragion per cui esistono i professionisti apposta. Quindi signora, il consiglio, intanto faccio tutti i controlli, le analisi del sangue chiaramente, e poi un consiglio ad un professionista, perché non si parla di dieta in questo caso, ma si parla di
corretta alimentazione, educazione alimentare, anche una cosa psicologica, perché certo. La dieta dà l'idea della rinuncia. Non bisogna non bisogna assolutamente rinunciare a niente, bisogna essere a raggiungere quella consapevolezza in grado di migliorarci nelle scelte alimentari e così prevenire poi degli stati patologici a volte evitabili, ecco. E quindi accorgercene quanto ancora è presto. Signora. Grazie a loro, grazie prego, mille. Prego. Grazie. Spero che i consigli si insomma portano risultati. Sicuramente, signora. Grazie. Va bene. Grazie a lei. Noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, ma torneremo tra poco per dare ancora consigli utili, sì, e parleremo proprio delle intolleranze, perché spesso magari possiamo essere intolleranti ad un alimento e non saperlo. Certo. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di alimentazione, di corretta alimentazione insieme al dottor Daniele Basta, che è biologo nutrizionista. Prima di andare in pubblicità avevamo aperto questo discorso sulle intolleranze. Allora, che cosa sono le intolleranze? Le intolleranze sono una risposta al nostro organismo a determinate molecole, che vengono chiamate antigeni, che vengono inserite con l'alimentazione. Ecco, per cui ci può essere una risposta da parte del nostro organismo, per cui non vengono digerite bene, quindi a volte si hanno problemi intestinali, che comunque sono dovute a determinati alimenti che evitandoli portano benefici. E sono da distinguere dalle allergie, perché le allergie sono caratterizzate da una reazione di ipersensibilità che a piccolissime dosi dà questa risposta immunitaria dell'organismo, mentre diciamo, l'intolleranza, gli effetti si possono avere anche dopo 24 ore, dopo 12-24 ore. Ecco, un'intolleranza diffusa è quella per esempio al lattosio. Noi abbiamo un enzima, la beta-galattosidasi, che nell'adulto si tende a perdere questo enzima, ragion per cui non si riesce più a scindere il lattosio in galattosio e quindi il latte non viene digerito e si ha questa reazione nei confronti del latte, che può portare dal mal di della diarrea, a volte queste problematiche intestinali, ecco, infiammatorie, che comunque sono evitabili nutrendosi con del latte già, per esempio, delattosato. Ecco. Ci sono chiaramente i rimedi per aggirare sicuramente. Gli ostacoli. Intanto, quali sono quegli alimenti, quelle sostanze proprio da evitare, o quantomeno consumarne in maniera non... Beh, nell'ambito di un'alimentazione sana. Un'alimentazione sana. Oggi ce ne sarebbe una lista che finiremmo domani. Innanzitutto i grassi saturi, che noi ritroviamo per esempio nelle carni rosse, ma anche nei formaggi,
nelle merendine, il famoso olio di palma, okay? un olio vegetale, un grasso saturo, si è visto dal comportamento aterogeno, ma così come tutti gli altri grassi saturi. Non è che l'olio di palma è diverso dai grassi saturi della carne, dai grassi saturi del formaggio. Ecco, sono sempre grassi saturi che vanno anche ad alimentare l'infiammazione e ad essere aterogeni, quindi soprattutto poi a creare quelle placche aterosclerotiche nell'endotelio basale delle arterie che sono alla base delle cardiopatie. Ecco. Oppure per esempio le bevande zuccherate, ricche di zuccheri, che vanno a creare dei picchi insulinemici che sono poi alla base delle patologie infiammatorie, dell'obesità, sindrome metabolica, diabete, creano l'insulino resistenza, che è questo background patologico di queste patologie. Ecco. Ecco, a proposito di insulina, di diabetici, ci sono molti pazienti diabetici che pur limitando, no, il consumo di determinati alimenti non riescono a far abbassare questa glicemia. C'è qualche errore chiaramente nell'alimentazione che forse si fa in maniera inconscia? Certo, sicuramente gli zuccheri, quelli semplici come per esempio lo zucchero normale, ma anche i dolci e soprattutto i succhi di frutta, le bevande zuccherate giocano un ruolo importantissimo nel rialzo della glicemia nei pazienti diabetici. Perché? Perché è consigliato ai pazienti diabetici di non bere Coca-Cola o di non bere bevande zuccherate? Perché poi si ha un rialzo importante della glicemia in seguito al consumo di queste bevande. Invece è importante inserire delle porzioni di frutta e di verdura, soprattutto di verdura, perché si è visto che la fibra rallenta l'assorbimento dei carboidrati e quindi evita e smussa i picchi glicemici durante l'alimentazione. Dunque mangiare integrale, mangiare pasta integrale, mangiare carboidrati complessi integrali in modo da poter avere un controllo glicemico durante tutto l'arco della giornata. Ci sono studi che sottolineano come la fibra addirittura se consumata al mattino ha dei risvolti glicemici sul controllo della glicemia durante tutto l'arco della giornata. Dunque è una cosa abbastanza importante da non sottovalutare, anche perché la fibra va ad abbassare l'indice glicemico di molti piatti, no? Noi se a un piatto di pasta aggiungiamo del pomodoro, delle zucchine, abbiamo un indice glicemico più basso rispetto alla pasta normale. Ecco, quindi bisogna sfruttare l'opportunità che è data alle verdure e non a caso ne sono consigliate più di 2 porzioni al giorno. Quindi iniziare dal mattino, ecco. Dal mattino, infatti, si sta sempre di più diffondendo l'utilizzo delle centrifughe, per le verdure oppure gli estrattori, dove appunto consumare delle fibre sin dal mattino in modo da avere un controllo glicemico anche durante l'arco della giornata. Ovviamente questo non significa che durante l'arco della giornata possiamo mangiare quello che vogliamo, certo. Ma bisogna sempre attenersi a determinati limiti. Certo, uno si fa un bel centrifugato la mattina e poi ecco, a certo, pranzo... Certo, un po' come l'acqua al limone, no? Sì. Un po' stata un'acqua che a quanto pare sul web sia miracolosa, ma in realtà l'acqua al limone non c'è nessuna base scientifica per cui si ha la perdita di peso. Sì, favorisce lo svuotamento gastrico, ha un effetto drenante, tutte le proprietà benefiche del limone, però sicuramente non fa perdere peso, deve essere abbinata a un'alimentazione adeguata, ad attività fisiche e al corretto stile di vita. Certo, poi non esistono le diete miracolose. Questo no. Adesso insomma su riviste, sul web abbiamo visto ci sono tutte queste promesse di perdita di chili, però No. Bisogna attenersi a un piano alimentare personalizzato, ci sono delle linee guida internazionali che possono essere seguite in maniera approssimativa, però per ognuno di noi esiste un'alimentazione adeguata e personalizzata. Ecco, quando si va dallo specialista, dal nutrizionista, insomma si fa un po' uno screening delle corrette, delle abitudini alimentari, giusto? Certo, un'anamnesi alimentare seguita poi dalle misurazioni antropometriche, dalla misurazione tramite la bioimpedenziometria della massa grassa, della massa magra, per poi calcolare il fabbisogno giornaliero. In base al fabbisogno giornaliero bisogna stilare poi un piano alimentare personalizzato in modo anche da evitare determinati deficit nutrizionali che molto spesso, nei quali molto spesso si incorre seguendo delle diete fai da te o delle diete via web. Questa. Ecco, che poi c'è anche l'effetto psicologico, dicevamo prima con la signora che ci telefonava,
fa questa dieta, però non riesce a perdere peso, quindi c'è anche questo aspetto da non sottovalutare, certo. Quando c'è la demotivazione del paziente. Infatti si tratta più che altro nell'acquisire questa consapevolezza del mangiar bene. Una volta che si acquisisce questa consapevolezza, che io so perché mangio quella cosa, perché mi fa bene, o perché non la mangio perché mi fa male, una volta che si acquisisce questa consapevolezza nelle scelte alimentari, si ha una certa responsabilità, ci si sente più responsabilizzati, e ancora di più quando si vedono i primi risultati, perché una volta che si vedono i primi risultati anche emotivamente si è più, diciamo, in forma, e allora si è decisi e convinti e sempre più consapevoli, quello che dovremmo diventare più tutti noi oggi. Non deve diventare poi una sorta un'ossessione anche il pesarsi continuamente? Assolutamente no, ma perché privarsi di una pizza la sera con gli amici, o di un dolce, o un gelato, o perché magari svegliarsi ogni mattina e andare lì sulla bilancia e vedere, vediamo quanto sono, se sono dimagrito, se sono ingrassato. Deve essere, diciamo, una consuetudine, sì, però regolare, non che sia tutti i giorni, ma bisogna saper vivere con il proprio organismo, accettarsi a volte e comunque mangiare bene seguendo uno stile di vita corretto. Quindi questo vale per tutti, soprattutto per chi è affetto da determinate patologie. Stiamo un po' affrontando le diverse patologie, abbiamo iniziato con la psoriasi, il diabete, poi le malattie cardiovascolari che sono spesso correlate, l'ipertensione, per esempio, all'obesità, purtroppo. C'è questo circolo no vizioso. Sì, l'obesità è sempre più crescente oggi in Italia, ma anche in quei high income countries come per esempio l'America, gli Stati Uniti, quelli dal grande fatturato, ecco. È sempre più in aumento a causa dell'alimentazione errata e dello scorretto stile di vita, ma anche per la sedentarietà. Io voglio ricordare che la sedentarietà è al quarto posto tra i fattori di mortalità, secondo studi recenti. Quindi proprio l'inattività fisica predispone a patologie come obesità, sedentarietà, patologie croniche, okay? Le cardiopatie, ma anche il cancro. Dunque muoversi anche gioca un ruolo importante, e dopodiché anche l'alimentazione, perché come vediamo la spesa dell'italiano medio è fatta da bevande dolci gassate come la Coca-Cola, aranciata, ci sono merendine ricche di oli vegetali, grassi vegetali, ma anche di carne rossa. Si mangia molta carne rossa in tutta Italia, e si è visto anche la carne rossa mangiata regolarmente ha anche un potenziale effetto cancerogeno. Cosa però, cioè, non significa che devo vietarmi della carne rossa, mangiarla una volta ogni 10 giorni o ogni 15 giorni va benissimo, anzi è un'ottima fonte di vitamina B12 e di ferro, perché privarsi di determinati alimenti. Poi, ecco, invece farne della propria regolarità, delle proprie giornate, un'alimentazione del genere, ricca di questi grassi saturi, di zuccheri, ecco, poi abbiamo l'insorgenza di tali patologie croniche. Per quanto riguarda il caffè, noi italiani siamo consumatori di caffè. Chi ha la pressione alta si limita, ma lo dice tra poco perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Pasquale da Cosenza. Benvenuto. Volevo sapere un'informazione. Io vedo su internet che parlano male dell'olio di palma, che è in aggiunta ai biscotti, fette biscotti. Volevo sapere, ma è un alimento che può far dare fastidio, cioè può dare problemi alla salute, oppure è una cosa che è un falso allarme? Perché molti dicono che negli alimenti mettono le cose e non li scrivono, potrebbe esserci dei conservanti o dei coloranti. Cioè, l'alimentazione si sa che è un campo molto vasto. Sì. Per questo dico, con queste intolleranze, allergie, questi elementi che mettono dentro potrebbero dare anche fastidio a maggior allora, alimenti. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie a lei. Affrontiamo un problema per volta. Secondo il mio modesto parere, l'olio di palma, c'è stata una demonizzazione dell'olio di palma un po' eccessiva, perché l'olio di palma è un grasso vegetale, così come tanti grassi vegetali,
gli altri grassi vegetali, che vanno a incidere poi sulla, sulla salute del nostro organismo, sempre in eccesso. Non è l'olio di palma che troviamo nei biscotti, ma è l'olio di palma, oltre diciamo, al burro, al latte intero, agli altri grassi vegetali, tipo quelli grassi animali, anche della carne rossa, o quelli che sono a volte anche in altri prodotti. Ecco. Questa serie di grassi saturi vanno a incidere poi soprattutto nell'aspetto cardiovascolare, vanno a creare, sono aterogeni, vanno a creare le placche aterosclerotiche all'interno dell'endotelio dei vasi. Ragion per cui mangiare l'olio di palma a determinate concentrazioni al giorno è assolutamente innocuo. Mangiare l'olio di palma con altri grassi vegetali o animali va a incidere sulle cardiopatie e sull'insorgenza di aterosclerosi. Okay? Quindi bisogna un attimo fare attenzione alle quantità e alla qualità ovviamente dei cibi. Per quanto riguarda poi gli alimenti processati, sono alla base dell'industrializzazione e della grande distribuzione di oggi. Un alimento è lievemente processato, si parte dagli alimenti di base che vengono processati anche a volte ai fini di sicurezza, anche per essere più sicuri e più commestibili. Però l'elevata processazione degli alimenti significa che si perde la materia di base, ovvero noi abbiamo la materia di base, lo processiamo, abbiamo una miscela di sostanze sintetiche industriali che con aumentata anche palatabilità, perché la palatabilità è alla base di questi cibi processati e fanno sì che se ne mangino sempre di più. Quindi, danno quasi dipendenza. Sì, danno dipendenza. Ci sono studi che dimostrano la dipendenza da questi cibi processati, soprattutto negli Stati Uniti. Però si è visto che comunque a quote, diciamo, basse, diciamo, certo, in piccole quantità, sempre se accompagnati da un'alimentazione sana ed equilibrata, non danno seri problemi. Se mangiati una volta ogni tanto non succede niente, però ovviamente basare la propria alimentazione su questi cibi processati è deleterio, ecco, è dannoso. Perché noi parliamo di persone obese o in sovrappeso, che questo genere di cibo non è che ne mangiano uno ogni tanto, ma è la regolarità, è la base della propria alimentazione. Io ho pubblicato sulla mia pagina, tra l'altro, che ho su Facebook, si chiama Nutrical Studio, ho pubblicato un ultimo studio americano, uscito sulla rivista American Journal of Clinical Nutrition, che vede che il 61% degli americani basano la propria spesa sui cibi processati. E 1000 delle calorie introdotte da questi statunitensi è fatta di cibi processati. Questi vanno a incidere sull'insorgenza di patologie croniche come l'obesità, come il diabete, come la sindrome metabolica, le cardiopatie, il cancro stesso. E si è visto appunto che queste sono statistiche dal 2002 al 2012, dunque numeri importanti anche per gli Stati Uniti, che però si sta muovendo qualcosa negli Stati Uniti con Michelle Obama, certo, e le tante iniziative che stanno prendendo e che dovrebbero comunque anche qui in Italia prendere inizio. Ecco. Certo, chiaramente bisogna anche insegnare ai bambini come partire dall'infanzia per poter prevenire negli adulti. Ecco. Beh, spesso insomma per comodità, no, si preferiscono determinati cibi, ma se capita una volta ogni tanto va bene, sì, cioè non succede nulla, però tutti la regolarità i giorni, è deleterio, è veramente deleterio per il nostro organismo. Quindi insomma iniziare dal educare, ecco, i bambini verso una corretta alimentazione. Telefonate intanto, pronto? Sì, pronto. Salve. Ascolti, vorrei sapere dove il dottore c'ha lo studio. Guardi signora, noi dopo la trasmissione, se chiama i nostri centralini, daremo tutti i recapiti telefonici. Tutti. Va bene, voleva chiedere qualcosa in particolare? No, vorrei chiederlo ma di persona, vorrei andare allo studio suo. Ascolti, siccome certamente in sovrimpressione al telefono vostro ci sarà il mio numero di telefono. Non lo mandiamo in onda. No, no, devo ritelefonare per sapere dove c'è lo studio. Sì, signora, se ci chiama, mi dice velocemente via? Via Pane Bianco 320. Via Pane Bianco 320, però noi generalmente dopo la trasmissione, sì, se chiama i nostri centralini anche il numero di telefono. Esco per questo che chiama. Allora, Via Pane Bianco 320.
giusto in via eccezionale per lei, signora, va bene, lo diamo in diretta. La ringrazio, buon lavoro. Grazie, grazie a lei. Io lo dico, dopo la trasmissione potete chiamare i nostri centralini, daremo tutti i recapiti del dottore Bassa. Parliamo del caffè, insomma, dicevamo che questo caffè amato dagli italiani, chi ha problemi di ipertensione spesso si priva anche del piacere di una tazzina di caffè. Sì, ma non solo chi ha problemi di ipertensione, ma anche chi soffre di reflusso gastroesofageo. Diciamo, non è indicato il caffè per questi soggetti, però d'altronde il caffè è ricco di proprietà importanti, ha polifenoli all'interno e inoltre in vari studi si è visto avere importanti proprietà anche antineoplastiche nei confronti del cancro al fegato e nei confronti del melanoma. Si è visto che la regolarità di 2 tazzine di caffè al giorno porta dei benefici nei confronti di queste patologie neoplastiche. Però ovviamente chi soffre di ipertensione, sappiamo tutti che la caffeina è un'induttrice del sistema dell'adrenalina all'interno del nostro organismo e va a stimolare, ad aumentare la pressione sanguigna, e quindi diciamo, chi soffre di ipertensione non è molto indicato il consumo di caffè. Però esistono delle bevande per ovviare, come ad esempio il caffè d'orzo, non piace a tutti, però ha un contenuto minimo di caffeina che è sicuramente un'ottima variante alternativa al caffè normale per chi soffre di ipertensione. Certo, adesso anche c'è la moda del caffè verde per perdere peso. Certo, il caffè verde non è il caffè verde che è miracoloso, che fa perdere peso, però deve essere accompagnato da un'alimentazione adeguata. Il caffè verde ha delle proprietà ottime in quanto all'interno contiene questa sostanza che è l'acido clorogenico, che rimane verde, viene chiamato verde perché non viene tostato, quindi è un caffè normale che non viene tostato, che contiene all'interno quest'acido clorogenico e dalle proprietà polifenoliche, ovvero antiossidanti. Ha delle ottime proprietà, ovviamente anche ci sono studi che parlano sempre di attività antineoplastica. Ovviamente, a differenza del caffè normale, questo non viene tostato. Nel caffè tostato si perde l'acido clorogenico perché viene tostato, è la temperatura inattiva questo composto. Però d'altronde ci sono altri composti come l'acido caffeico che ha proprietà, come dicevo prima, antineoplastiche. Però insomma il caffè verde, neanche su internet ultimamente viene... Certo. Dato come il prodotto miracoloso, così come altre bacche, insomma c'è di tutto davvero, il prodotto miracoloso per perdere peso in poco tempo, ecco, diffidare sempre quando si dice perdere peso in poco tempo. Sì, perché perdere peso poi in poco tempo non è che sia poi così tanto salutare, attenzione a perdere peso in poco tempo, anche perché si va incontro a quei deficit nutrizionali cui accennavo prima. Bisogna seguire un'alimentazione adeguata con una perdita di peso costante nel tempo, regolare, in modo che si perda la massa grassa e non si perda la massa metabolicamente attiva, perché quando noi perdiamo la massa magra perdiamo massa metabolicamente attiva. Quindi perdiamo... è possibile, magari uno nella prima settimana perde 3 kg, magari non sono... Magari non sono di massa grassa, ma sono di massa magra, quindi noi abbiamo perso più che altro muscoli, abbiamo perso una parte di muscolatura. Però significa questo che c'è chi a lungo andare, seguendo un piano alimentare adeguato, invece si tende a perdere più che altro la massa grassa e i depositi adiposi all'interno dell'organismo. Quindi bisogna sempre andare con i piedi di piombo, no? Assolutamente sì, e diffidare soprattutto da prodotti miracolosi come l'acqua e limone, come il caffè verde, sì, ha ottime proprietà, però non fa dimagrire all'istante, soprattutto nella maniera salutare. Bisogna accompagnare da un contesto alimentare adeguato e dall'attività fisica. Ricordiamo, l'attività fisica incide molto. Ecco, non si parla, magari chi non ha tempo, di andare in palestra, fare corso e bicicletta, magari basta anche la passeggiata. Io non sto parlando di sport, infatti, io sto parlando di attività fisica, ovvero anche lasciare la macchina, parcheggiare la macchina a 100 metri più lontano dal posto di lavoro e farsela a piedi fino al luogo di lavoro, ecco. Oppure salire le scale anziché prendere l'ascensore. Addirittura in Turchia il primo ministro turco
di una città ha reso esecutiva una legge per cui nel municipio era obbligatorio salire le scale per i primi due piani. È stato vietato salire con l'ascensore, pena multa. Dunque dovrebbero esserci le iniziative del genere anche in Italia, non solo dal punto di vista alimentare e quindi dal punto di vista del benessere, ma anche dal punto di vista del risparmio energetico, in questo caso per l'ascensore. Certo, anche perché quando uno si segue un regime alimentare, io non voglio parlare di dieta perché già il nome, come dicevo prima, dieta che insomma fa pensare alla rinuncia, magari uno si segue un corretto regime alimentare però non riesce a smaltire quei chili perché in effetti poi non viene associata all'attività fisica, quindi si continua a prendere la macchina per fare poche centinaia di metri quando si potrebbe andare tranquillamente a piedi. Anche le persone che soffrono di patologie come il diabete, ne abbiamo parlato, come problemi cardiovascolari, camminare assolutamente è una cosa salutare, oltre ad avere dei benefici sul sistema muscoloscheletrico, ha benefici anche sulle nostre funzioni cognitive, sul controllo glicemico, sui valori cardiovascolari, sul colesterolo, è ipocolesterolemizzante, attenzione, camminare è una cosa assolutamente importante, perché l'uomo è nato per muoversi, non è nato per stare fermo, dunque l'attività fisica è alla base della nostra vita, però oggi i tassi di sedentarietà sono altissimi e, come dicevo prima, la sedentarietà è il quarto fattore di rischio di mortalità nel mondo intero e nei paesi industrializzati. Una corretta alimentazione aiuta anche chi ha problemi di tiroide, ipo o iper. Certo, anzi, a maggior ragione, per esempio per gli ipotiroidei ci sono quegli alimenti che vanno a intaccare il metabolismo dello iodio, che è importantissimo per gli ormoni tiroidei, e queste sono le verdure crucifere. Le crucifere che hanno tante proprietà benefiche, tra cui antineoplastiche, come per esempio i broccoli, gli spinaci, il cavolo, i cavoli di Bruxelles. Ecco, queste hanno delle ottime proprietà, però incidono e intaccano anche sul metabolismo dello iodio, cosa che non va bene per esempio per un ipotiroideo. E quindi un ipotiroideo dovrebbe evitare determinate verdure. Dottore Bassa, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Beh, la promessa tornerà di nuovo a trovarci per dare altri consigli. Sicuramente, utili. Sicuramente. Grazie davvero al dottor Daniele Basta. Grazie. E grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.